Quella che state per ascoltare è una versione romanzata di Luxastra. Luxastra è una campagna di gioco di ruolo Dungeons & Dragons scritta e narrata da Mattia Ceniti e giocata e gestita dai membri del canale Intail su YouTube. Ambientata in un mondo fantasy, narra le avventure di un gruppo di personaggi che, uniti da obiettivi comuni, si ritrovano a dover salvare la città di Fatumastra dalla minaccia degli elfi delle macerie. Ma anche altre insidie si metteranno sulla loro strada. Tutti i diritti sono riservati a Intail. La pubblicazione del testo è stato gentilmente concesso dal Master Mattia Ceniti di Intail, senza alcuno scopo di lucro, e l'autore non avanza alcuna pretesa sull'opera. La registrazione di questo audiolibro è stata gentilmente concessa dall'autore Calis Treboldi Michael Carpenter, il quale ringrazio per la concessione. Random Audiolibri presenta Luxastra romanzato. Voce narrante Alessandro Concas. Buon ascolto. Elfi e Indaco, parte 1. Un nuovo giorno era iniziato per Luxastra e il sole splendeva alto nel cielo. Il suo bagliore scacciò le tenebre della notte, dando una chiara visione sulle montagne, le valli, le foreste e le città. In particolare su una, che era stata eretta vicino a un'immensa voragine al centro del continente. La città si chiamava Fatumastra, un posto abitato da diverse razze tanto recente da avere ancora molti edifici in legno. Infatti, la città venne eretta agli inizi dell'attuale era, dopo la sconfitta del malvagio Malagrad, lo stregone delle profondità. Malagrad, durante la sesta era, regnava su tutta Luxastra, fino al giorno in cui venne sconfitto da degli eroi. Quel giorno l'arcichierico Oswald Hieronymus lanciò un potente miracolo che trafisse il cuore dell'immenso drago Indaco di Malagrad, e l'energia che ne scaturì distrusse la montagna più alta di Luxastra, lasciando solo quella che venne poi chiamata Voragine delle Fauci. Fu proprio dove Oswald esalò il suo ultimo respiro che venne poi eretta la chiesa di Luxtos, un luogo di culto per commemorare gli eroi caduti contro Malagrad, dando inizio alla settima era. Col tempo sempre più fedeli arrivarono da tutta Luxastra per visitare la chiesa e da ciò vennero a crearsi locande e infine la città di Fatumastra. La nostra storia ha inizio nel 33esimo giorno del primo mese dell'anno 492 della settima era e inizia proprio nella città di Fatumastra, nel luogo più comune in cui iniziare una storia. Nel quartiere chiamato Punta del Viandante si trovava la locanda del fumo aspro, il cui nome derivava dalla mistura di erbe di coli Iloc fumata dal proprietario, un mezzorco di nome Antonicus Frangicatene, detto anche Tuono. La locanda in quel momento stava ospitando persone di diverse razze, in particolare alcuni mezzorchi che borbottavano fra loro in orchesco, e anche alcuni umani impegnati nei loro affari. Molti stavano fumando e per tale motivo c'era una nebbiolina che rendeva l'aria calda e pungente. In mezzo a quel fumo una piccola halfling dagli occhi verdi e dalla chioma rossa legata in una piccola coda si alzò dal suo posto e si diresse al bancone. Nonostante la nebbia si riusciva a distinguere chiaramente i suoi vestiti da ranger e un mantello verde con cappuccio. Ma ciò che saltava subito all'occhio erano un arco e una faretra con alcune frecce che portava sulla schiena. La halfling, arrivata al bancone, cercò di alzarsi come meglio poteva sulle punte dei piedi per farsi vedere dal locandiere. «Vorrei un bicchiere d'acqua, per favore», disse lei con voce bassa e timida. Tuono, impegnato a fumare dalla sua pipa, non si accorse della piccola donna, poiché la flebile voce era coperta dai rumori e le chiacchiere degli altri clienti. Accanto all'halfling c'era una donna umana dai lunghi capelli castani e gli occhi verdi, vestita con un lungo abito bianco e un corpetto di pelle. Al fianco aveva una frusta e uno stocco, ma anche un piccolo libro legato alla cintura con un cinturino. Ella stava seduta al bancone a mangiare una zuppa, ma dalla sua espressione non doveva esserne rimasta molto soddisfatta. «Oste!» chiamò la donna castana, coprendo anche la voce della piccola halfling. «Sì!» chiese Tuono, dopo una sbuffata del famoso fumo che dava nome alla locanda. «Si può avere un po' di pepe in questa zuppa?
sa di piedi? Tuono stava per rispondere di sì, ma appena sentì la critica gli si formò un leggero sorriso in viso, mettendo in risalto le piccole zanne che partivano dalla dentatura inferiore. «Perché l'hanno cucinata i goblin?» disse, e iniziò una breve risata. Appena finì indicò con la pipa le saliere che teneva sul bancone. «Prego, il pepe è lì!» L'umana non fu affatto divertita da quella battuta, sempre se si trattava di una battuta. «E ho persino pagato per questo!» disse lei, disgustata dalle parole dell'oste. «Certo, guarda che i piedi goblin non crescono sugli alberi!» le rispose Tuono, lasciandosi andare a un'altra risata. In quel momento l'umana, schifata da quelle parole, posò il suo sguardo sulla halfling, che ancora cercava di farsi notare dall'oste. L'aveva notata anche prima, ma era stata troppo occupata a pensare la sua zuppa, e solo in quel momento si accorse del suo sguardo provato e del volto mesto. Chiari segni di chi aveva passato delle brutte settimane. «Signorina!» disse l'umana rivolgendosi alla halfling, sospirando. «Non so più a cosa dobbiamo arrivare. Neanche una zuppa decente si può avere al giorno d'oggi!» La halfling, con la sua solita timidezza, continuò a rivolgersi all'oste che finalmente si era accorto della sua presenza. «Io vorrei solo un bicchiere d'acqua, se fosse possibile!» Tuono la fissò per un momento e poi sbuffò un'altra nube di fumo. «L'acqua fa ruggine! Però proverò a procurartene almeno un bicchiere!» A quel punto, vedendo l'halfling giù di morale e convinta che non sarebbe arrivata l'acqua tanto sperata, l'umana si rivolse al mezz'orco. «Senta, le dia direttamente qualcosa di alcolico che la vedo un po' giù. Offro io!» L'halfling provò a rifiutare, ma la donna castana insistette e in un attimo sul bancone venne servito un bicchiere contenente un liquido bluastro. A quel punto l'umana chiese lo stesso e Tuono prese un altro bicchiere per servirla. «Questo lo offre la casa», disse sorridendo. «Noi amiamo la generosità da queste parti!» Le due donne presero i bicchieri e fecero un brindisi. «Posso sapere il tuo nome?» chiese poi l'umana, prima ancora che avessero bevuto. La halfling non esitò molto a rispondere, nonostante la sua timidezza. Forse per via della gentilezza e del sorriso sereno della donna. «Dalia, piacere!» «Shiran», rispose l'altra, avvicinando il bicchiere a quello di Dalia per il brindisi. In un primo momento le due bevvero tutto d'un fiato, come se niente fosse, ma presto sentirono le loro gole bruciare e iniziarono a tossire. Nel frattempo, Tuono rimase a guardarle, ridendo alla scena. Shiran, volendo apparire come una donna che sapeva reggere bene l'alcol, cercò di mantenere un'aria da sbruffona. «Oste, sono abituata molto di peggio, ovviamente, ma... però va bene così!» Tuono non parve convinto dalle parole di Shiran e continuò a guardare sia lei che Dalia, trattenendo le risate. «Adesso posso avere il mio bicchiere d'acqua?» chiese Dalia. «Certo!» rispose Tuono. Ma mentre stava per andare a cercare di rimediare l'acqua, pensò a quanto potesse essere stato forte l'alcolico per la halfling, e allora tornò da lei. «Forse è meglio se prima mangi del pane!» Dalia gli diede retta e prese il pezzo di pane che il mezz'orco gli porse. Improvvisamente, fuori dalla locanda cominciarono a sentirsi delle urla. Tutti i presenti, compresi Shiran, Dalia e Tuono, non poterono non udirle, e ovviamente ne furono incuriositi. Tuttavia, la prima persona ad uscire per andare a controllare fu una donna umana dai lunghi capelli biondi, con abbigliamenti da uomo e con un cappotto nero che fino a quel momento era rimasta per i fatti suoi a bere al bancone. Poco dopo anche Dali e Shiran decisero di andare a controllare cosa stava accadendo fuori, infilandosi nella fila di clienti all'uscita. Dopo pochi momenti riuscirono finalmente a uscire dalla locanda e davanti a loro trovarono la causa di quelle urla. Un uomo dall'espressione terrorizzata stava urlando in mezzo alla strada, agitandosi come un pazzo, mentre le guardie cittadine erano intente ad acciuffarlo. Mentre urlava, ogni tanto diceva: «Stanno arrivando! Dobbiamo scappare! Via!» Shiran, preoccupata da quelle parole, avrebbe voluto andarsene, ma non intendeva lasciare sola Dalia.
la quale, con ancora il suo pezzo di pane in mano, era intenzionata a rimanere per vedere cosa stava succedendo. Nel frattempo, un uomo alto e robusto, armato di spada, dai capelli corvini e canuti, gli occhi castani e il volto pieno di cicatrici, si avvicinò a quello che aveva tutta l'aria di essere lo sceriffo di Fatumastra, impegnato a tenere calma la folla che pian piano si stava formando intorno all'uomo urlante. «Che cosa succede qua?» chiese l'uomo, celando il più possibile il proprio volto con un cappuccio rosso sulla testa. Lo sceriffo, un uomo piuttosto magro e secco, chiaramente nervoso per la situazione, gli rispose: «Niente, non si preoccupi. Torni pure nella locanda, fra poco risolveremo questa sgradevole situazione.» «A me non sembra che sia sotto controllo. Quell'uomo non sta bene.» «No, non sta affatto bene, ma adesso provvederemo a prenderlo e portarlo in ospedale, dove ci auguriamo che possa ricevere le cure adeguate.» In quel momento due guardie si gettarono verso l'uomo urlante, riuscendo finalmente ad acciuffarlo. Lo sollevarono da terra e iniziarono a trasportarlo verso l'ospedale. Tuttavia, mentre si allontanavano dalla locanda, l'uomo urlò alcune frasi sconnesse e incomprensibili, se non per due parole: «Elfi» e «Indaco». A quelle parole la donna che era uscita per prima dalla locanda, rimasta poi a osservare la scena appoggiata a un muro della locanda e a fumare, gettò la sigaretta a terra e, con i muscoli tesi, si avvicinò all'uomo trattenuto dalle guardie. Ovviamente le guardie ebbero da ridire, ma la donna si limitò a fulminarle con i suoi occhi azzurri e afferrò l'uomo urlante per la collottola. «Che cosa hai detto?» chiese lei, con tono che poteva farla apparire come una domanda minacciosa. In tutta risposta, l'uomo, tanto agitato e spaventato, farfugliò solo parole incomprensibili. «Ehi!» disse ancora la donna, con tono autoritario, ma poi si calmò. «Rilassati, voglio aiutarti, ma dimmi cosa hai visto!» L'uomo parve calmarsi, ma ancora non riusciva a formare delle frasi comprensive. Si comprendevano chiaramente le parole «elfi» e «indaco», ma anche che c'era stato un qualche conflitto di interessi o per degli interessi. Nulla di chiaro. A quel punto, il vice sceriffo, che si distingueva per la sua uniforme rossa e la stella sul petto, si intromise. «Cittadina, la prego di allontanarsi. Se vuole conferire col signore, può venire in ospedale fra un paio d'ore, quando si sarà calmato.» La donna lo ignorò. «Dove?» chiese ancora l'uomo urlante. Fu allora che il vice sceriffo fece cenno alle guardie di andare, mentre lui allontanò la donna. Le parole «elfi» e «indaco» fecero irrigidire anche Sheeran e Dalia, le quali non erano riuscite a sentire la conversazione fra la donna e l'uomo urlante. Dalia fece cadere a terra il pezzo di pane e provò ad avvicinarsi per riuscire a sentire meglio di cosa stesse parlando l'uomo, ma cercando di rimanere in disparte per non farsi notare. Sheeran invece, a quelle parole, si avvicinò al vice sceriffo, che fino a quel momento stava discutendo con la donna bionda. «Mia buona guardia», disse Sheeran, col suo solito atteggiamento gentile che riusciva a nascondere bene la sua preoccupazione. «Perché state trattenendo quest'uomo in così malo modo? Sembra un pazzoide.» «Appunto», rispose il vice sceriffo. «Disturbo della quiete pubblica. Non possiamo certo lasciare che tutti i pazzoidi che passano per la nostra città inizino ad andare in giro, a urlare e a scatenare il panico fra i cittadini. Adesso lo accompagneremo in ospedale, sperando che il dottore riesca a farlo calmare.» «Guardi, se vuole posso pensarci io», propose Sheeran. «Ho un'amica che è molto brava in queste cose.» La guardia la interruppe. «Io ho un amico mago, ma non volo, per cui, signorina, la prego di stare da parte.» Sheeran fece come le era stato detto, mentre Dalia, che era riuscita a sentire tutta la conversazione riguardo all'uomo urlante, sussurrò tra sé e sé: «Lui non è pazzo.» In quel momento la donna bionda, ancora accanto al vice sceriffo, si rivolse nuovamente a lui. «Dove si trova l'ospedale?» «Venite con noi, così ve lo facciamo vedere», rispose il vice sceriffo, mantenendo sempre il suo portamento e tono autoritari. «Vengo anch'io», disse Dalia, avvicinandosi al gruppetto che si era formato. La donna bionda si limitò a fissare la halfling con la coda dell'occhio. «Sicura, ragazzina?»
Dalia rispose di sì, ma dal suo tono di voce si capiva che la donna bionda le intimoriva, anche se non abbastanza da rinunciare a capire cosa fosse successo all'uomo urlante. «Ti accompagno io, non preoccuparti», si aggiunse Sheeran, vedendo Dalia intimorita. La donna bionda si limitò a dire in tono sarcastico «Fantastico!». Dopodiché iniziò a incamminarsi insieme alle guardie, seguita da Sheeran e Dalia. Appena le tre donne iniziarono ad avviarsi con le guardie, un mezzelfo, che per tutto quel tempo era rimasto ad osservare la situazione, decise di seguirli. Era un tipo piuttosto alto e possente, dalla carnagione olivastra, con capelli castani di media lunghezza e gli occhi del medesimo colore. Indossava anche una camicia viola che teneva sbottonata sul petto, un paio di occhiali da sole e sulla schiena portava una spada, uno scudo, un arco e una faretra piena di frecce. Poco dopo, restando a distanza, anche l'uomo col cappuccio rosso iniziò a seguire le guardie e il gruppo che si era formato, mantenendo sempre lo sguardo basso come per cercare di non rivelare il volto. A quel punto il vice sceriffo si accorse che altre persone si erano aggiunte al gruppo, e allora gli venne un dubbio. Si girò e si rivolse ai quattro. «Ma conoscete quest'uomo?» «No, è un problema?» «Se non mi create problemi, no!» «Non ve ne creeremo!» A quel punto l'uomo col cappuccio si avvicinò al vice sceriffo, ma sempre tenendo la testa bassa. «Sa come si chiama?» «Non ne ho la più pallida idea!» rispose il vice sceriffo. «Non è di questa città?» chiese la donna bionda. «Mai visto prima, come non penso di aver mai visto nessuno di voi!» Il vice sceriffo cominciò a squadrare i quattro, mentre l'uomo incappucciato si coprì la faccia con una mano e si girò dall'altro lato, cercando di non apparire sospetto. Il gruppo continuò la marcia verso l'ospedale, con la donna bionda sempre davanti agli altri. Mentre proseguiva si poteva notare che il suo modo di camminare era tutt'altro che femminile. Se non fosse stato per i chiari tratti caratteristici del suo corpo, da dietro sarebbe potuta essere scambiata per un uomo. Dopo qualche metro, i quattro che stavano seguendo le guardie e l'uomo urlante udirono delle altre urla provenire dalla locanda da cui erano partiti. Non erano come le urla precedenti, sembravano una richiesta di aiuto disperata. La donna bionda le ignorò, più interessata a parlare con l'urlatore che a pensare ad altro. Anche l'uomo incappucciato e il mezzelfo ignorarono le urla, mentre Sheeran si fermò un attimo ad ascoltare, e con lei anche Dalia. «Hai sentito quelle urla?» «Sì», rispose Dalia. «Venivano dalla locanda. Potrebbe essere qualcuno che ha bisogno di aiuto». Sheeran si prese un momento per pensare. Per quanto lei fosse interessata a sapere cos'era successo all'uomo che le guardie stavano portando all'ospedale, la sua gentilezza non le permetteva di ignorare chi chiedeva aiuto. Inoltre, poteva essere una persona che sapeva qualcosa degli elfi e dell'indaco. «Senti, io vado verso la persona che ha appena urlato». Dalia lanciò un'occhiata all'uomo urlante e al resto del gruppo che si stavano allontanando, e poi un altro alla locanda. Era indecisa. Anche lei voleva sapere cosa fosse successo all'uomo, ma non se la sentiva di abbandonare una persona in difficoltà e nemmeno di lasciare andare da sola la sua nuova amica verso un possibile pericolo. «Facciamo una cosa», disse a quel punto Sheeran, notando l'indecisione della Halfling. «Se vuoi, tu prima ascolti che cosa ha da dire quell'uomo, poi ci rivediamo alla locanda e mi racconti». Dalia fu tentata di seguire il consiglio di Sheeran, ma non si fidava comunque a lasciarla andare da sola. «Vengo con te!» Sheeran le sorrise e a quel punto entrambe tornarono verso la locanda.